insomma, neanche in vacanza mi fanno riposare. Eh sì, perché Nikon ha deciso finalmente di infilarsi nel nuovo mondo delle mirrorless. Quindi stamattina circa alle 6 hanno presentato le non tanto nuove, perché comunque i leak erano tantissimi, Z6 e Z7, le prime due mirrorless di casa Nikon, con un mount per le lenti completamente nuovo, che si chiamerà Z Mount, e che per ora, insieme alle due camere, verranno rilasciate le prime tre lenti, un 24-70 f4, un 35-1.8 e un 50-1.8. Le camere sono molto interessanti, quindi sono molto curioso di volerla provare, di vedere i risultati che offrono queste due camere, ma vediamo un attimo le differenze tra le due. Fondamentalmente sono uguali in quasi tutto, tranne che per la risoluzione del sensore, che è un full frame stabilizzato su 5 assi in entrambi i casi, ma per la Z6 parliamo di un 24,5 megapixel, mentre per la Z7 parliamo di un 43,7 megapixel. Se non vado errato, dovrebbero essere questi i valori. Questa è la grande differenza, se non per giustamente il fatto che il sensore più grande, quello della Z7, arriva fino a 25.600 ISO, mentre per l'altra, che la Z6, che ha un sensore un pochino più piccolo, quindi parliamo di una risoluzione minore, arriverà fino a 50.000 ISO circa, quindi una fa il doppio dell'altra. Stesso ragionamento vale per lo scatto continuo. Se sulla Z6 arriviamo a 12 scatti al secondo, sulla Z7 arriveremo a 9. Insomma, sono due bellissime macchine. Io vi lascio tutte la completa scheda tecnica in descrizione, e in più questa volta vi lascio l'articolo del mio blog. Sì, perché finalmente ho aperto il blog, e qui troverete il primo articolo dove ho cominciato a riassumere un pochino tutte le informazioni che arrivano riguardanti queste nuove due mirrorless di casa Nikon. Unica pecca, secondo me, il prezzo. Anche se per ora sono prezzi annunciati di listino, dobbiamo vedere quando arriveranno sul mercato, special modo sul mercato italiano, europeo, cosa succederà a questi prezzi. Per ora non sono bassi, sono abbastanza alti anche i prezzi per le ottiche, per le lenti. Penso siamo super giù sul listino prezzi della Sony, quindi sia corpi macchina che lenti costano davvero tanto. Per ora è tutto, vi invito a visitare l'articolo sul blog, perché lì aggiornerò costantemente tutte le informazioni che riesco a recepire, special modo quando saranno le date di rilascio ufficiali, che per ora si attestano intorno al fine settembre per la Z7, invece per la Z6 dovremo aspettare fine novembre.